Intanto buonasera a tutti e prima di iniziare ecco il ringraziamento mio per poter essere qua insieme a riflettere su un tema no, che come giustamente diceva il dottore è spesso e volentieri contrastato, ma contrastato anche perché non compreso e nella maggior parte dei casi non conosciuto. Ecco io sono contento sempre quando se ne può parlare perché sono dell'avviso che la chiarezza poi scioglie ogni dubbio e tutte le perplessità e i dubbi che si vengono a formare poi ecco, trovano una risposta nel momento in cui ecco, se ne può ben discutere e avere bene davanti quelle che sono le cose con chiarezza. E, ecco, per me è un piacere essere qua e ringrazio quanti mi hanno invitato, un piacere perché in parte mi sento legato a questa terra perché io sono stato ordinato sacerdote da Monsignor Chiarinelli che appunto è figlio di questa terra e quindi mi sento legato a voi per suo tramite. Quindi io ringrazio Monsignor Chiarinelli che agli organizzatori insomma ha fatto il mio nome. E, lo ripeto, mi fa piacere essere qua proprio per poter chiarire alcuni aspetti. Per quanto riguarda la nullità del sacramento del matrimonio, naturalmente i discorsi da fare sono tanti e questo lo vedremo. Io cercherò di seguire un percorso che verrà a toccare alcuni elementi che sono fondamentali proprio per poter comprendere il perché il sacramento del matrimonio in alcuni casi possa essere dichiarato nullo. E naturalmente toccherò anche quelli che sono le diversità tra l'annullamento e la nullità del matrimonio. Intanto io partirei subito nel definire il matrimonio. Ecco, nel definire il matrimonio, la parola stessa, no? Matrimonium, io vi dico la verità, quando mi sono messo a prepararmi non ne avevo piena conoscenza e mi ha molto... mi è piaciuto, ma molto, l'ho molto gradito questo. E la parola matrimonium è l'unione di due parole, da mater e munus. Quindi il matrimonio, così come è inteso nella parola stessa, è il ruolo della madre, è il compito della madre. E noi lo sappiamo bene qual è il compito della madre. Il compito della madre è quello di generare. Quindi nella generazione che la madre viene ad avere, la generazione è sempre una generazione che è vera, che è autentica e che è legittima. Vedete, è famosa, no? La frase mater semper certa. Ecco, nel matrimonio e quindi nell'unione tra un uomo e una donna vi è un legame, vi è un'unione che è certa, un'unione che è legittima, un'unione che viene ad essere stabile. Di rimpetto, no? Il patrimonium era il compito del padre, quindi il compito del padre qual era? Era quello di dare ai figli quello che era il sostentamento. Quindi è molto bello quando noi andiamo a ragionare proprio su che cosa è il matrimonio, proprio identificarlo come il ruolo di una realtà che va a generare qualcosa di nuovo. Il Signore, noi lo sappiamo, no? Nel primo libro dell'Antico Testamento, della Genesi, lui dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne. Quindi viene a definire una realtà che è tutta nuova, una realtà che non è più composta da due singole realtà, ma è composta da una singola realtà, che è una realtà completamente nuova da quella iniziale. Da tale definizione etimologica si comprende quanto stretto sia il legame che unisce coloro che sono chiamati ad unirsi in matrimonio. Un legame, questo, che va considerato a partire da una realtà di ordine prettamente naturale. Sì, noi lo sappiamo, chi viene a creare qualcosa, a generare qualcosa, la madre, lo genera da una realtà che
è sua, che è propria, che fa parte della sua stessa natura. Pio XI, nella lettera enciclica Casti Connubi, rifacendosi agli insegnamenti enucleati da Leone XIII nell'Arcanum Divine, dichiara: il matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini, ma da Dio, e ripete, non dagli uomini, ma da Dio, che è autore della natura, e da Gesù Cristo, redentore della medesima natura, fu presidiato di leggi e confermato e nobilitato. Paparatti continua poi a specificare: benché però il matrimonio di sua natura sia di istituzione divina, anche l'umana volontà arreca in esso il suo contributo, e questo contributo è nobilissimo. Infatti, ogni particolare matrimonio, continua il Papa, in quanto unione coniugale fra quest'uomo e questa donna, non può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi. E questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio del connubio, è talmente necessario perché esista vero matrimonio che non può venire supplito da nessuna autorità umana. Quanto enunciato dal Magistero del Papa viene a delineare un punto che è fondamentale. Quando noi parliamo di legge positiva, la legge quella degli uomini, noi ci fermiamo un attimino a dire: ma da dove nasce? Perché noi abbiamo bisogno di una legge? Il Papa parla di due realtà. Una realtà è una realtà divina e un'altra realtà è una realtà umana. Quindi è vero che l'uomo, per sua stessa natura, è un essere sociale e come tale si va a relazionare con l'altro. Ora però, nella relazione con l'altro, proprio per quella che è la sua natura, che è provata da quello che è il peccato originale, spesso entra in contrasto con l'altro, e quindi cominciano i diverbi, quindi cominciano le difficoltà, quindi viene fuori da dire: ma a questo punto come noi andiamo a dirimere le situazioni che esistono tra noi? Dall'alto è altrettanto vero che il creatore stabilisce già nel cuore dell'uomo alcune realtà che sono ferme, che sono fisse. Voi pensate, no? Io dico sempre agli studenti: il concetto della libertà è un concetto che è molto bello e che noi sentiamo che debba appartenere ad ogni uomo e ad ogni donna nel mondo. E però vediamo quanto spesso questo concetto, che è vero che è di diritto naturale, che appartiene cioè alla natura di ogni uomo, ma questo naturalmente è un concetto che trova lentamente un suo cammino di realizzazione e di pienezza. Per far sì che questi elementi, che sono sì di carattere strettamente naturale, trovino consistenza, trovino forza, c'è bisogno che ci siano delle regole e che queste regole siano regole fisse che permettano di poter fissare in maniera ferma, in maniera decisa, in maniera determinata alcuni elementi per il comune quieto vivere. La realtà sopradetta è ben espressa per quanto riguarda il matrimonio nell'enunciato della codificazione vigente del codice di diritto canonico al canone 1057, quando si dice che l'atto che costituisce il matrimonio viene ad essere il consenso delle parti. La natura stessa dell'uomo inclina questi, in quanto essere sociale, a dare
questo suo consenso e a darlo per il bene suo e per il bene del coniuge. In altre parole, il matrimonio nasce da un'esigenza propria della natura umana, che trova il bisogno innato di dare all'unione coniugale una struttura, e questa struttura deve essere solida, una struttura sicura, che si configura con caratteristiche normative. Quasi a dire, il codice questo vuole raffigurare, che l'unione tra un uomo e una donna deve trovare una struttura normativa per poter realizzare quello che il matrimonio in pienezza vuole portare al singolo e vuole portare alla coppia. Il consenso matrimoniale, continua il canone 1057, è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio. Proprio qui si viene a delineare la natura stessa del matrimonio e se ne determina bene, con chiarezza, quello che è l'oggetto. Come atto della volontà, in quanto emettere un consenso, vuol dire emetterlo con la propria volontà, emetterlo volontariamente e liberamente. Esso, l'atto della volontà e il consenso, è una scelta, una decisione concreta, deliberata e libera. Non ci soffermiamo tanto a dire che cosa significa, no? Perché qui il concetto sarebbe molto vasto, no? Se noi dovessimo parlare di libertà o di atto deliberato. Diciamo solamente una cosa: per compiere un atto libero si presuppone l'accettazione del matrimonio, e perché si realizzi un atto deliberato uno deve avere coscienza di ciò che il matrimonio nella propria vita rappresenti. Questa coscienza deve essere chiara, perché il consenso matrimoniale vive due realtà. La prima realtà è quella del momento in cui lo si celebra. Quindi nel momento in cui io vado a celebrare le nozze, quel momento lo devo vivere con la chiarezza di ciò che io vado a celebrare. Ne devo avere piena conoscenza e soprattutto non devo essere costretto, la mia volontà non deve essere costretta da nessun'altra realtà. Ma nello stesso tempo il consenso matrimoniale vive anche una realtà futura, perché non si esclude mica lì, non finisce mica lì. Il consenso matrimoniale è chiamato a durare per tutta la vita. E allora io non solo devo avere coscienza di che cosa in quel momento vado a fare, ma devo avere coscienza che quella determinata realtà io la devo vivere per tutta la vita, e quindi devo avere le caratteristiche necessarie che mi permettano di vivere quella scelta per tutta la mia esistenza. Anche il consenso matrimoniale, come per ogni atto volitivo, si specifica per il suo oggetto. Quest'ultimo altro non è che ciò che costituisce la sostanza del matrimonio. Naturalmente, se ciò si vuole realmente e volontariamente perseguire, tramite quel determinato atto. Cristo Signore ha innalzato questo consenso che le parti si vanno a scambiare, lo ha innalzato a dignità di sacramento. Ha innalzato un consorzio di tutta la vita a dignità di sacramento. Oh, io però mi fermerei per specificare una cosa. Specificare, cioè, che il matrimonio, prima di essere un sacramento, è una realtà che è naturale. È una realtà, cioè, che appartiene alla natura stessa dell'uomo. Poi il nostro Signore, per garantirlo in maniera piena, in maniera completa, in maniera totale, ha dato a questo patto irrevocabile che l'uomo e la donna
si vanno a scambiare, ha dato una dignità, e questa dignità lo rende una realtà sacra. Ha dato, cioè, al consorzio di tutta la vita la necessaria rispettabilità che lo distingue nettamente da una semplice unione di fatto o da una mera convivenza amoruxorio, così come lo rende assolutamente diverso da una relazione per un tempo determinato o da una relazione che nasce solo per prova. Ma proprio la dignità che l'azione sacramentale viene a donargli lo rende come un'unione fissa e stabile, con un progetto di vita comune sancito e tutelato dalla legge. Ecco cosa la legge viene a donare al sacramento del matrimonio. Viene a donare quella necessaria stabilità che lo rende saldo, che lo rende fermo e che lo rende anche vivibile, cioè viene a tracciare la strada di come meglio viverlo. Sempre Papa Gatti dice: l'atto libero della volontà col quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio del connubio è talmente necessario perché esista il vero matrimonio che non può venire supplito da nessuna potestà umana. Nessuno può andare a celebrare il matrimonio al posto di un altro. Perché ciò che viene a fondare prima di tutto il matrimonio e con sé l'unione sacramentale è la libera volontà con la quale un uomo va a sposare una donna e viceversa. Ma la natura del matrimonio è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essenziali. Mediante il matrimonio, dunque, si congiungono e si stringono intimamente gli animi, e questi, prima e più fortemente, che non i corpi. E non per un passeggero affetto dei sensi o dell'animo, ma per un decreto fermo e deliberato della volontà. E proprio da questa fusione di anime, così avendo Dio stesso stabilito, sorge un vincolo sacro e un vincolo inviolabile. Il matrimonio sacramento, pertanto, si struttura sull'unione intima di due realtà, quella divina e quella umana. Questo concetto i padri conciliari lo hanno sintetizzato con il consorzio di tutta la vita. Il matrimonio sacramento è quindi un patto, un'alleanza, mediante la quale l'uomo e la donna pongono in essere un consorzio di tutta la loro vita. Ecco che allora, dal matrimonio naturale a quello sacramento, e quindi dall'unione di due realtà, quella umana e quella divina, viene a nascere una nuova realtà. E questa nuova realtà è quella del patto, è quella tanto, diciamo così, enfatizzata, spesso studiata, del contratto. Sì, e noi lo sappiamo bene, il patto, come il contratto, hanno delle rilevanze che sono prettamente giuridiche. C'è da dire che, essendo il matrimonio elevato a sacramento da Nostro Signore, questo, quando è validamente contratto tra battezzati, produce gli effetti della grazia sacramentale. Quindi, contratto e sacramento non sono opposti, ma proprio dal contratto scaturiscono effetti sacramentali. E proprio nel matrimonio l'unione tra Dio e l'uomo diventa stretta, diventa intima, tanto che se è valido il contratto è valido anche il sacramento. Se il sacramento non è valido, anche il contratto non porterà la sua efficacia. Quindi, se il matrimonio è sia contratto che sacramento,
Ne deriva che qualora il contratto sia valido, sussiste anche il sacramento. Se invece il contratto fosse invalido, sarà invalido anche il sacramento. Ora, non mi soffermo tanto io a dire quelli che sono gli elementi del contratto, anche perché credo che a questo, insomma, ci penserà l'avvocato. Io vengo solamente a dire in maniera molto rapida quello che viene un pochettino a denucleare la legislazione civile e che nello stesso tempo noi troviamo quelle che sono, anche nel matrimonio, la figura contrattualistica. Così studiato il matrimonio, possiamo arrivare a comprendere perché lo si può definire nullo. Gli elementi essenziali del contratto sono l'accordo, sono l'oggetto, sono la causa e la forma. L'accordo, sia un accordo quando le volontà manifestate dalle parti sono dirette allo stesso scopo, quindi due volontà che vogliono arrivare allo stesso fine, alla stessa realizzazione. E questo nel matrimonio noi lo vediamo proprio nel consenso. Il consenso è come atto proprio della volontà con cui l'uomo e la donna si danno e si accettano reciprocamente per tutta la loro vita. L'oggetto, per quanto riguarda la legislazione civile per il contratto, consiste nell'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare nello stipulare appunto quell'accordo. E per quanto riguarda il matrimonio canonico, è per stabilire, le parti vogliono stabilire tra loro una comunità di tutta la vita. E poi la causa del contratto coniugale è per il bene dei coniugi, per il bene di loro stessi e per la procreazione ed educazione della prole. E infine la forma. La forma è quella che il codice stabilisce, sia dal punto di vista civile, ma per quanto riguarda invece quello canonico, è il patto irrevocabile stipulato secondo la forma stabilita dalla Chiesa, alla quale Cristo ha affidato la disciplina dei sacramenti. Ecco, in questi quattro elementi che si devono essere tutti e quattro presenti al momento del contratto. Qualora questi quattro elementi non fossero simultaneamente presenti, il contratto sarebbe nullo. Se io dovessi vendere questo libro a uno di voi, ma di questo libro io non ne avessi la proprietà, allora è inutile, l'atto di vendita sarebbe nullo, perché non è mio, e quindi io vado a vendere una cosa che non è mia. Questa è la stessa realtà, in maniera naturalmente diversa, ma la si realizza per il matrimonio. Quindi nella forma, nella realtà contrattualistica, quelli che sono gli elementi che vanno a fondare il matrimonio devono essere tutti presenti perché il matrimonio sia valido, perché il matrimonio sia lecito. Per il matrimonio fra battezzati, la competenza a disciplinarlo giuridicamente spetta alla Chiesa, competenza che ha sempre rivendicato anche rispetto ai poteri civili, soprattutto dalla fine del Settecento in poi, quando gli Stati hanno iniziato a formulare in materia una disciplina propria, e qui nasce, no, tutto quello che è il problema di matrimonio, dei matrimoni civili. La Chiesa rivendica in particolare la competenza a disciplinare il matrimonio tra battezzati naturalmente nella Chiesa Cattolica, in quanto quel matrimonio è elevato da Nostro Signore a dignità di sacramento. Il canone 1059 afferma che il matrimonio dei cattolici è retto, pertanto, non soltanto dal diritto divino, ma anche dal diritto canonico, salva naturalmente la competenza dell'autorità civile in materia prettamente civile. Alla Chiesa spetta tutelare, spetta vigilare e stabilire gli elementi che portano in essere il matrimonio sacramento al momento della celebrazione nuziale e valutare che siano tutti presenti, in quanto solo ed unicamente la loro simultanea presenza rende valido il matrimonio
E quindi, scusate se ve lo ripeto, ma perché un matrimonio sia valido, quegli elementi devono essere presumibilmente presenti. Diversa figura invece è quello dell'annullamento. Scusate, nel caso in cui queste figure contrattualistiche, questi elementi e queste finalità che il matrimonio prevede non fossero presenti, l'atto che io vado a celebrare, che vado a contrarre, è un atto nullo, cioè è un atto che non è mai esistito. Diverso invece è il caso dell'annullamento. Quindi nel fare il confronto fra nullità e annullamento è ben comprensibile che la nullità riguarda una realtà che non è mai esistita, quindi l'accertamento di una realtà che non è mai esistita. L'annullamento invece è una realtà diversa, è una realtà che prima c'era e poi per volontà di qualcuno questa realtà non c'è più. Nel caso del matrimonio, del percorso che si fa verso il divorzio, è proprio questo. Io prima ho voluto il matrimonio, poi la volontà dei medesimi contraenti, dell'uno o dell'altro, hanno fatto leva perché gli effetti di quella determinata realtà contrattualistica venissero meno. Questo, nella Chiesa Cattolica, per quanto riguarda il matrimonio sacramento, non esiste. L'unica realtà che la Chiesa si prefigge è quello di verificare se al momento della celebrazione delle nozze erano presenti tutti gli elementi che portano il matrimonio in essere. Qualora si andasse a valutare che questi elementi, uno solo di questi elementi, non fosse stato presente, il matrimonio lo si considera mai celebrato. È come se non fosse mai esistito. Il sacramento del matrimonio, una volta che è stato validamente celebrato, proprio per il suo requisito di perpetuità, non potrà mai essere annullato da alcuna potestà sulla terra. Il matrimonio è considerato un bene della persona. È un bene perché si prefigge di portare le persone che lo hanno celebrato ad uno stato di vita migliore. E per vita migliore si intende proprio ad uno stato della loro santificazione. Per questo nostro Signore lo ha innalzato a dignità di sacramento, per poter far sì che quanti lo celebrano si santifichino tramite quel sacramento. E allora proprio quella determinata realtà viene tutelata dalla Chiesa. La Chiesa fa sì che sia ben protetta anche da quella che è la legislazione canonica. E proprio a motivo di ciò ha fatto sì che per poter accertare la validità o meno del vincolo coniugale si andasse a procedere con un cammino giudiziale. Vale a dire, per verificare se il matrimonio è vero oppure no, se un matrimonio è da dichiararsi nullo o meno, ecco che la Chiesa ha stabilito che il percorso da fare è quello giudiziale. Che significa un percorso giudiziale? Significa che si viene a creare un contenzioso dove uno dei contraenti o entrambi i contraenti accusano il loro matrimonio di nullità e dicono: il mio matrimonio è nullo per questo determinato motivo. La Chiesa, che è chiamata a tutelare il matrimonio, andrà subito a nominare una figura che lo viene giuridicamente a proteggere. Questa figura è quella del difensore del vincolo. Noi abbiamo un po', no, dal punto di vista giuridico, un po' la figura, no, che le parti sono in contrasto tra di loro, un po' come avviene in foro civile.
Per quanto riguarda il foro canonico, questo non esiste. Esiste solamente un contrasto che si viene a creare tra una delle parti e il matrimonio stesso. È il matrimonio che viene accusato e viene accusato di essere nullo. Ecco che allora si viene a stabilire un contenzioso. Il contenzioso, naturalmente, chi lo può aprire? Abbiamo detto le parti, o singolarmente, oppure tutte e due insieme, oppure può essere stabilito anche da una figura che è quello del promotore di giustizia, vale a dire la Chiesa, stabilendo che quell'unione è nulla, e come tale naturalmente non produce quella santificazione che dovrebbe produrre, ma viene ad essere dannosa per le parti, allora in quel caso l'ordinario può nominare una figura che appunto è detto promotore di giustizia, il quale accuserà quel determinato matrimonio di nullità in quanto non procura il bene di quelle persone e viene ad essere di scandalo per l'intera comunità. Il codice prevede anche che quanti sono eredi di una coppia di persone che appunto sono defunte possono accusare il matrimonio dei due defunti di essere nullo se il valutare se quel matrimonio era vero o no va in un certo modo ad inficiare quello che è una causa che è aperta dal punto di vista canonico o civile e che riguarda il cammino ereditario. Quindi noi diciamo che nella maggior parte dei casi chi può iniziare una causa di nullità sono le parti, o da soli o insieme. Spesso noi ci troviamo ad identificare, ma questo atto dove io dico il mio matrimonio è nullo, dove lo devo andare a presentare? Qual è il tribunale che è competente? Il tribunale che è competente lo stabilisce il codice stesso e dice che il tribunale è quello del luogo dove è stato celebrato il matrimonio, quello del luogo dove la parte che è chiamata in causa, detta giuridicamente parte convenuta, ha il suo domicilio canonico o il quasi domicilio, oppure in altri due luoghi, o nel luogo di dove la parte attrice, cioè colei che propone l'azione processuale, ha il suo domicilio, oppure nel luogo dove si possono raccogliere la maggior parte delle prove. Io vi dico questo, che sono elementi che sono prettamente processuali, solamente perché abbiate comprensione, perché molto spesso e tanta gente si chiede, ma io questa istanza di nullità dove la devo proporre? In quale luogo? Io ho celebrato il matrimonio qui, in questa terra, devo andare dal mio vescovo, devo andare dal mio parroco, da chi devo andare? Ecco, il matrimonio, le dichiarazioni di nullità di matrimonio seguono prima di tutto il luogo dove il matrimonio è stato celebrato. E in Italia i tribunali sono divisi per regione. Stabilito quelli che sono i soggetti e quelli che sono i luoghi, in un breve insomma percorso, vi vengo ad enucleare quelli che sono le motivazioni che possono portare alla nullità del matrimonio. E le motivazioni sono le più diverse. Io spesso mi sento dire, ma come è possibile, e tanto si procede sempre a dire, che quella coppia possa annullare il loro matrimonio. Scusate se ve lo ripeto, ma ci tengo molto. Il matrimonio canonico, sacramento, non è mai annullabile. Si può procedere con la dichiarazione di nullità, solo con questo. Ma un matrimonio validamente celebrato non può mai essere annullato. E noi molte volte ci sentiamo dire, ma come? Ma quelli hanno i figli e dicono a noi, voi avete annullato il matrimonio. No, questo è una realtà, quello di avere i figli, che nulla tocca al matrimonio stesso. Il matrimonio è il consenso che i due contraenti si sono liberamente scambiati. Quello che è la prole, quella è un'altra realtà,
che è nata o prima o dopo la celebrazione delle nozze, ma che nulla a che fare con quello che è il matrimonio, se non per essere una finalità dello stesso. Allora io, per semplificare un po' quelle che sono le motivazioni che portano alla nullità del matrimonio, le identificherei in tre parti. Da una parte, l'inabilità della persona. Il secondo elemento, il vizio del consenso matrimoniale. E il terzo, il vizio della forma. Il primo, l'inabilità della persona. Che significa? La Chiesa stabilisce nel canone 10 del codice che esistono leggi irritanti e leggi inabilitanti. Ci sono alcune norme che stabiliscono che quella persona che ha quelle determinate caratteristiche è inabile a poter emettere un determinato consenso. Vi faccio subito un esempio, no? Se una persona non è in grado di intendere e di volere, questo è quello che a noi più ricade alla mente, no? Fa fatica e non può poi andare a compiere un atto giuridico, quindi avrà bisogno di essere tutelata, avrà bisogno di essere accompagnata e tutto. Per la Chiesa un po' la realtà è la stessa, ci sono alcune norme che rendono quella determinata persona non abile, e proprio per la sua inabilità ciò significa che l'atto che poi va a compiere lo rende nullo. La Chiesa stabilisce alcuni impedimenti, detti dirimenti, sono quegli impedimenti, quelle realtà che rendono la persona inabile e quindi l'atto che va a compiere farebbe un atto nullo. Alcuni di questi sono di diritto positivo, quindi sono stabilite dalla Chiesa, e alcune sono di diritto naturale. Quelle che sono di diritto positivo, naturalmente con la debita valutazione, possono essere dispensate. Quelle invece che sono di diritto naturale, quelle non possono essere assolutamente dispensate. La Chiesa stabilisce questo, io ve le enucleo in breve. Prima di tutto, l'età è un impedimento di diritto umano e quindi è dispensabile, e l'età per l'uomo è 16 anni, per la donna è 14 anni. Il codice ha lasciato alla conferenza episcopale la facoltà di aumentare l'età dei due contraenti, e la conferenza episcopale italiana ha stabilito come tetto minimo per poter celebrare il matrimonio i 18 anni di età. Altro impedimento è l'impotenza. Su questo voi sapete che poi circolano sempre voci particolari, quando è che uno lo si deve considerare impotente e tutto. Prima di tutto diciamo che per impotenza si intende l'incapacità di un individuo di compiere volontariamente e liberamente quella che è la copula coniugale. L'impotenza deve essere antecedente, cioè deve avvenire prima, deve essere già presente prima della celebrazione del matrimonio. Deve essere perpetua, e per perpetua si intende che non può cessare da se stessa e non può cessare neanche con dei mezzi meccanici che non vadano a ledere la vita della stessa persona. Poi deve essere assoluta, cioè chi è affetto da impotenza non può compiere l'atto coniugale con qualsiasi persona di sesso diverso al suo, o relativa, ciò significa che non può compiere la copula coniugale con quella determinata persona. E poi deve essere certa l'impotenza, cioè per certa si intende che nel caso in cui ci fosse un dubbio, il matrimonio non lo si può impedire a quella persona. Si tratta naturalmente di un impedimento di diritto naturale, di diritto divino, e pertanto come tale non può mai essere dispensabile. Per quale motivo questo? Perché
questo impedimento non permette alle parti di portare a compimento quanto il matrimonio si prefigge, e cioè che i due diventino una sola carne. Non so se voi vi ricordate, no? Tempo fa uscì tutta una polemica sul fatto che della privazione che viene data ad una parte, proprio perché impotente, di poter celebrare il matrimonio. Ma come? Se l'altro dice benissimo, io a me che tu sei così, a me va bene, e allora perché io non posso celebrare il matrimonio? È un atto libero. È un atto volontario, ma il matrimonio non è fatto per poter condividere momenti belli, no. Il matrimonio, nostro Signore, lo ha voluto per realizzare una determinata unione, e questa unione, lo abbiamo detto prima, è sia spirituale che carnale. È come dire che se io non ho le mani, il fornaio non lo posso fare, andrò a fare un altro mestiere, ma non posso fare il fornaio, perché mi servono le mani. Se il matrimonio nostro Signore lo ha voluto e pensato per un uomo e una donna, qualsiasi altra forma di vita che si volesse andare a stabilire sarebbe altro, non sarebbe il matrimonio. Il matrimonio nostro Signore lo ha pensato per un uomo e una donna che devono avere una qualche cooperazione sessuale. Se questa per una impotenza non si può realizzare, non si può realizzare neanche il matrimonio. E allora noi molte volte, mi ricordo che a seguito di quella vicenda sentii un giornalista che disse: questi due volevano celebrare il matrimonio, e visto che il matrimonio lo volevano, nonostante gli fosse stato impedito di celebrarlo, lo hanno celebrato. E questo è un discorso che non porta da nessuna parte, perché chi lo impedisce non è una persona, nel caso l'ordinario, ma chi lo impedisce è la realtà stessa del matrimonio. Io andrei a realizzare una cosa inesistente. Ecco, questo sia ben chiaro. Altro elemento è il vincolo o il legame. Questo è di diritto divino naturale, cioè se è già presente un altro vincolo, se una persona è già sposata, naturalmente non si può unire con il sacramento nuziale con un'altra persona, perché il matrimonio sacramento ha come elemento stabile e fondante la sua perpetuità. La Chiesa è anche attenta a che non vi sia disparità di culto. Di diritto positivo e pertanto può essere dispensata. Si tratta di due persone, di cui una appartiene alla Chiesa Cattolica mediante il battesimo, oppure che si è convertita alla Chiesa Cattolica, e l'altra non è battezzata. Tali matrimoni, che non sono dalla Chiesa considerati come sacramento, ma sono dalla Chiesa considerati come matrimoni naturali. Che significa? Significa che il matrimonio sacramento viene a nascere solamente tra due persone battezzate, tra due persone cioè che hanno la capacità di potersi scambiare un consenso sacramentale, e quindi fanno nascere il sacramento. Oh, allora chi è battezzato, che va a sposare una persona non battezzata, che cosa celebra? Celebra un matrimonio che è naturale e che, come tale, proprio perché è celebrato da una parte battezzata, la Chiesa lo considera come vero e come autentico. Naturalmente ciò che dirime il matrimonio è anche l'ordine sacro, e quindi chi è sacerdote proprio perché ha fatto voto di celibato, promessa di celibato, non può celebrare un altro sacramento in quanto si trovano in contrasto tra loro, oppure chi ha emesso voto pubblico o perpetuo di castità in un ordine religioso. Il codice continua a dire che anche la donna che è stata rapita e che quindi è stata portata contro la sua volontà in un altro luogo per poter contrarre matrimonio, perché questa si convincesse a contrarre matrimonio, quel matrimonio sarebbe nullo.
e nullo anche il matrimonio tra una parte che uccide il proprio coniuge per poterne sposare un altro, oppure l'altro che uccide il coniuge dell'altra parte per poterla sposare, oppure se sono in cooperazione tra loro uccidono il coniuge e naturalmente vanno poi a celebrare il matrimonio. In quel caso il matrimonio è nullo. E nel diritto di crimine, che è di diritto positivo, ma è dispensabile solamente dal Romano Pontefice. E non possono celebrare il matrimonio e quindi lo celebrerebbero nullo coloro che sono consanguinei, e per consanguinei intendo tutti gli ascendenti e i discendenti nella linea retta, e quindi i genitori con i figli, e così anche i fratelli celebrerebbero, che celebrassero il matrimonio tra loro, lo celebrerebbero nullo. Non possono celebrare il matrimonio anche coloro che tra di loro sono affini, cioè per affinità si intende il suocero con la nuora, la suocera con il genero, il patrigno con la figliastra, e poi anche coloro che sono legati da parentela legale, qui rientra quella che è l'adozione. Oltre questi, che naturalmente questi elementi che rendono la persona inabile a celebrare il matrimonio, ci sono anche quegli elementi che rendono il consenso stesso nullo, cioè il consenso deve essere emesso con una piena capacità, a livello volitivo, a livello di piena libertà di coscienza, che mi permetta di emettere un valido consenso. Allora, se i primi, i vizi, gli impedimenti vanno a toccare la persona, questi elementi invece vanno proprio a toccare il consenso, tramite sempre la persona. Che significa? Il codice prevede che qualora una persona non sia in grado proprio di comprendere cosa sia il matrimonio, o una persona non abbia la capacità di comprendere cosa il matrimonio per sé, per la sua persona, venga a significare, o che non è in grado di portare a compimento quelli che sono gli oneri che il matrimonio comporta, quel matrimonio, quel consenso, così come viene dato, è un consenso nullo. Non mi soffermo naturalmente a enucleare tutti quelli che sono i vizi del consenso stesso. Vi dico solamente che la persona che va ad emettere quel consenso deve essere pienamente e coscientemente libera. L'ultimo elemento riguarda invece la forma del matrimonio. La valida costituzione del matrimonio, oltre che l'abilità dei contraenti e la forza verace del consenso, richiede anche una forma. Si realizza quindi congiuntamente anche con la manifestazione legittima di quel consenso. Naturalmente, quando noi parliamo di forma, la dobbiamo distinguere da una forma che sia prettamente liturgica. Il matrimonio naturalmente deve essere celebrato secondo quelle che sono le norme liturgiche che sono stabilite, ma anche secondo quelle che sono le norme canoniche. E qui naturalmente non mi metto ad enuclearle, ma il codice prevede che il matrimonio debba essere celebrato in una forma ben chiara e determinata. Prima di concludere, volevo dire, no, che molto spesso noi ci troviamo di fronte a un'altra figura, oltre quella della nullità del matrimonio. Noi sentiamo spesso parlare, e un po' la confondiamo la terminologia, tra annullamento, nullità e scioglimento. E allora diciamo sì, il matrimonio di quelli è stato sciolto, oppure è stato annullato, oppure è nullo. Ecco, sono tutte figure che sono diverse. La Chiesa prevede che il matrimonio possa essere sciolto. Che cosa significa? Significa che la Chiesa prevede che quelli che sono i legami, cioè la struttura del matrimonio canonico, cioè quella struttura che si è venuta a realizzare sul matrimonio sacramento, quei legami, che sono l'unità,
che sono l'indissolubilità, che sono la fedeltà, possano essere sciolti. E possono essere sciolti solamente in casi del tutto particolari. E questi casi sono nel caso in cui il matrimonio, dopo la sua celebrazione valida, non è stato consumato, cioè non si è realizzato quell'atto coniugale, sessuale, che porta il matrimonio in essere, che porta il matrimonio a compimento, che lega strettamente quelli che sono i vincoli. Allora, in quel caso, e nel momento in cui questa realtà viene valutata e quindi si va a valutare sia a livello, o a livello fisico o a livello morale, che quel matrimonio non è stato consumato, allora a quel punto solamente l'autorità superiore, che è quella del Santo Padre, può, per grazia pontificia, sciogliere i vincoli matrimoniali. Ma attenzione, sciolti i vincoli, il matrimonio rimane in piedi. Quello che è la sacramentalità del matrimonio rimane in piedi. Ma quei vincoli che lo legano e che lo strutturano a livello sociale, quelli vengono meno. Quindi, venendo meno l'elemento della indissolubilità del vincolo, quella persona può di nuovo celebrare un altro matrimonio. Oltre quello del matrimonio celebrato ma non consumato, ci sono anche quelli che sono i privilegi della fede. Quindi, volendo garantire la fede di quella o di quell'altra persona, il Santo Padre, in determinate condizioni, che adesso non sto qui a enucleare, sennò divento io troppo lungo, e in quel caso, in quel determinato caso, il matrimonio può essere sciolto, pertanto, mancando i vincoli, quelle determinate persone possono nuovamente celebrare le loro nozze. Io vorrei concludere con un'ultima cosa, no? Perché ho visto che nell'intervento che avrei dovuto fare io, no? C'è la nullità del matrimonio riservata solamente ai rampolli delle case dinastiche, una cosa del genere, no? È diceria comune, no? O voce comune, che per poter inoltrare una causa di nullità di matrimonio uno deve essere economicamente benestante. Questo assolutamente non è vero, non è proprio è fuori luogo, in quanto trattandosi di un bene della persona, come vi dicevo prima, le conferenze episcopali hanno stabilito che i costi di quelle cause sono a carico della stessa conferenza episcopale e le parti vanno solamente ad emettere un contributo, che il contributo, se ora non sbaglio, credo sia 525 euro. Ecco, 525 euro. Quindi con 525 euro si va a svolgere un procedimento canonico che riguarda due gradi di giudizio, in quanto il matrimonio sacramento, per essere dichiarato nullo, quindi per poter essere valutata la sua veracità, ha bisogno di doppia sentenza conforme, vale a dire devono dare risposta due tribunali, il tribunale di primo grado e il tribunale di secondo grado. Qualora le risposte siano conformi, allora a quel punto il matrimonio è dichiarato nullo e quindi è stabilito che non è mai esistito. E concludo dicendo, no? Prima all'inizio si diceva qual è un po' la tecnica da adoperare per poter far sì che i matrimoni, che numericamente sono molti, no? Possano avere una struttura maggiore. Sicuramente i corsi di preparazione al matrimonio fanno un gran bene. E nello stesso tempo mi sento anche di dire che fa un gran bene sapere che cosa significa andare a celebrare il matrimonio, cioè avere chiarezza di quelli che sono gli elementi che compongono il matrimonio, cioè nessuno deve andare a celebrare o a prendere qualcosa a scatola chiusa, deve sapere chiaramente a che cosa va incontro. Istruivo una causa, tanto non rivelo niente, ma poco fa, dove una parte mi diceva: io ho avuto chiarezza
di andare a celebrare un matrimonio nullo proprio nel momento in cui ho fatto il corso di preparazione, perché ho capito che cos'era il matrimonio. Però poi c'è la difficoltà, no, di dire tutto è pronto e che faccio? Mi tiro indietro? Ecco, invece lì io, a mio giudizio, uno dovrebbe proprio far leva su questo, proprio per l'importanza di quello che è il matrimonio. E poi, altro elemento importante, questo lo dico sempre io, è il cammino che si va a compiere nel primo periodo di vita coniugale, che è un periodo difficilissimo, che noi spesso lo diamo per scontato, che perché magari già hanno convissuto. Ma il matrimonio è un'altra cosa, e l'abbiamo detto, rispetto alla convivenza. Si viene a stabilire una comunità di tutta la vita. Ecco, allora proprio per questo servirebbe un accompagnamento subito dopo la celebrazione delle nozze, un accompagnamento che faccia prendere coscienza di che cosa io sto vivendo e di come lo devo andare a vivere. Allora questo verrà naturalmente a strutturare una realtà importante e che sarà sicuramente duratura. Bene, l'intervento di Don Giorgio mi ha fatto venire in mente un detto, non so se ve lo ricordo bene: il matrimonio è come la morte, pochi ci arrivano preparati, insomma, bisognerebbe sapere tutte queste cose, insomma, ma non si fa mai in tempo, perché poi quando ci sposiamo, noi che l'abbiamo fatto, siamo presi pure da altre cose, il corso di preparazione al matrimonio è una delle tante cose a cui pensare, forse andrebbe proprio fatto invece molto prima della decisione definitiva, insomma. Mi pare che le cose che ha detto sono molto chiare, la differenza tra nullità, annullamento, scioglimento e anche il fatto della sacramentalità. L'ha affrontato questo argomento, io mi accorgo che quando si fa anche a scuola, magari, oppure quando se ne parla nelle comunità cristiane, la questione del matrimonio naturale, che non sacramento, che comincia a diventare, non dico frequente, ma insomma pure da noi ci comincia a stare, cioè quando una parte non è battezzata, o perché di un'altra religione o perché di nessuna religione, e una parte cattolica. Spesso a volte gli alunni mi dicono: ma si sposano in chiesa, si sposano, è il matrimonio canonico, appunto, che è valido all'interno dell'ordinamento della Chiesa, ma non è sacramento perché non sono battezzati. Altra cosa invece è quella tra una parte cattolica e una parte cristiana non cattolica. Ci vuole dire proprio due parole su questo? Cioè... Sì. Allora, intanto, appunto, come dicevo prima, no? Oggi questa è una realtà che è sempre più presente. È sempre più presente proprio perché le culture sono molto vaste, no? Quindi noi ci troviamo molto spesso persone che vanno a celebrare le nozze e una parte battezzata e una parte non battezzata. Ecco, di fronte a questa realtà, cioè tra una parte che sia battezzata e una che non è battezzata, non si realizza, ve lo dicevo prima, il matrimonio sacramento, ma rimane in piedi quella che è un'unione naturale. Un'unione naturale dove, naturalmente, che è dalla Chiesa stessa riconosciuta come tale. Io l'ho detto, noi facciamo sempre molta fatica a riconoscere quell'unione naturale, facciamo fatica a riconoscerla proprio in ragione, no, di questa difficoltà a riconoscerla, poi si vengono a creare tantissime difficoltà. Intanto va detto che ogni battezzato è chiamato a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica e quindi, chiamato a celebrare secondo la forma canonica, la Chiesa riconosce quel matrimonio naturale come vero, come valido, tanto che qualora la parte non cattolica
andasse a celebrare il suo battesimo, quindi vi fosse questo cammino di conversione che porta alla celebrazione del battesimo, ecco che quel matrimonio, quell'unione che all'inizio era solamente naturale, viene ad essere anche unione sacramentale, senza il bisogno che i due vadano di nuovo ad emettere il loro consenso. Che significa? Significa che la base di ogni matrimonio sacramento è proprio l'unione naturale, quell'unione che sottostà ad ogni sacramento. E qualora questa unione venisse meno, non ci fosse, farebbe fatica a sorgere anche quella sacramentale. Mi ricordo, no, che una volta, quando Eccellenza stava in parrocchia, un parroco vicino mi disse che nella sua comunità cristiana c'erano 10 casi irregolari, o di convivenza, o insomma le situazioni, lei lo sa, insomma, sono le più complesse. E io gli dissi, dico, ma guarda, tanto nella mia forse sono 10 quelli irregolari. E poi dissi, per arrivare al matrimonio sacramento non è un cammino che deve essere scontato. Il matrimonio sacramento è qualcosa di serio, è qualcosa che va scelto con attenzione, che richiede un cammino, che richiede una consapevolezza di ciò che io vado a fare. Noi invece molto spesso, per poter regolarizzare una situazione che di per sé è irregolare, andiamo poi a creare delle altre situazioni che fanno fatica a rimanere in piedi, perché sorte in mala maniera. Invece naturalmente tra coloro che sono battezzati, ma che sono battezzati anche in altre chiese, lì va valutata con attenzione se quel battesimo che è stato celebrato è battesimo valido. Qualora quel battesimo non fosse valido, allora ecco che il matrimonio, naturalmente sacramento, non si viene a realizzare. Allora, intanto volevo anch'io ringraziare Monsignor Chiarinelli per essere presente, e c'è anche il nostro vescovo, Monsignor Delio Lucarelli, che ha fatto la cortesia anche di partecipare a questo incontro. Don Giorgio mi diceva che poi tra un po', penso sia ancora presto, insomma, però tra un po' poi deve ripartire per Roma, quindi se c'era qualcuno intanto che voleva porre qualche questione, qualche domanda, gli darei lo spazio adesso, poi proseguiamo con l'avvocato e col professor Valloni. Prego. Prima di tutto serve il pieno consenso di entrambe le parti a voler celebrare un matrimonio per tutta la vita, cioè che si venga a formare quel consorzio di tutta la vita, cioè quella volontà di stare insieme per tutta la vita, e che naturalmente quella loro unione sia ben finalizzata a quelli che sono gli elementi e le finalità proprie del matrimonio. E quindi quali sono? Sono il bene dei coniugi e la procreazione della prole. Ah, no. Se si tratta naturalmente di due non battezzati, questi qui naturalmente lo faranno, due non battezzati anche di fronte all'autorità civile, oppure se si tratta di persone che appartengono ad un'altra sfera religiosa, la faranno davanti alla loro autorità, oppure al loro stato civile, insomma, e lì verranno a stabilire, cioè a esprimere la loro volontà di rimanere insieme per tutta la vita e di poter finalizzare la loro unione a qualcosa di ben preciso. Comunque sia chi non ha fissa dimora, come ad esempio un nomade, o lo fa davanti all'ufficiale di stato civile, o comunque naturalmente lo deve regolarizzare in qualche modo davanti a qualcuno, questa espressione deve essere ben fatta, perché vi sia un matrimonio naturale, perché tale sia riconosciuto. Questo sicuramente.
Invece volevo chiedere a questo punto questo. Mi pare che il rito del matrimonio, il rituale, il libro del matrimonio, sia quello attuale che quello precedente, prevedano il caso in cui si sposino in chiesa, no, davanti, si sposino in chiesa, una parte cattolica, certo, e una parte non battezzata, oltre che una parte battezzata in una chiesa, diciamo, non cattolica. Facciamo il caso pratico, perché vedo anche dei volti perplessi. Facciamo l'ipotesi che io non sono battezzato e incontro una donna cattolica. Mi posso sposare in chiesa, certo, naturalmente, però quel matrimonio non sarà sacramento, sarà un matrimonio canonico oppure concordatario, insomma. Un matrimonio naturale. Naturale, sì. Sarà, però diciamo... E la parte, qualcuno mi chiede anche, per esempio anche a scuola, ma la parte se non è battezzata come fa a dire delle cose, diciamo così? Non può dire, certo, ricevi questo anello nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è chiaro, perché non c'è. Ecco. Quindi si può a un momento accennare a questo, sì. Cioè il fatto che c'è anche il rispetto della, che la parte non cattolica, non battezzata addirittura, non dica neanche formule che implicano una professione di fede. Certo. Sicuramente. L'importante è che la parte non battezzata però abbia l'intenzione di celebrare con l'altra parte cattolica lo stesso matrimonio, cioè quello che è la stessa unione, rimanere insieme per tutta la vita e questa unione sia finalizzata al bene dell'altra parte e alla procreazione della prole. Naturalmente ciò va fatto nel rispetto della parte battezzata, tanto che la parte non battezzata è chiamata a lasciare delle cauzioni all'altra parte, e la cauzione è che l'altra parte non abbandoni la sua fede e soprattutto che all'altra parte venga permesso di poter educare la prole secondo quelli naturalmente che sono i principi della fede cristiana. Questo è una realtà che è molto importante, è una realtà naturalmente anche, io lo dicevo prima, tra gli impedimenti che ci sono, no? Quello della disparità di culto è proprio questo, cioè la Chiesa fa molta attenzione a che non vi sia un allontanamento da parte della parte cattolica per aver celebrato le nozze con quella determinata persona. Allora ecco che chiede delle cauzioni ben precise all'altra parte, dove dirà con chiarezza: io intanto voglio celebrare un matrimonio, e per matrimonio intendo che voglio rimanere con quella persona per tutta la vita e che voglio arrivare a quelle che sono le finalità, le medesime finalità che il matrimonio cristiano richieda. E farò attenzione che l'altra parte possa comodamente vivere la propria fede e educare la prole che da noi nascerà secondo quelli che sono le tradizioni cristiane che lei appunto celebra nella sua vita. Ecco, grazie. Io se non ci sono... Ah, ecco, c'è... Chi è il promotore di giustizia? Ok. Allora, naturalmente credo che lei si rifaccia a questa figura, no? Nel caso in cui va a accusare il matrimonio di nullità. Se è chiaro, è risaputo all'interno della comunità cristiana che una coppia vive insieme, una coppia che ha celebrato un matrimonio, e che questo matrimonio è chiaramente nullo e che naturalmente... però voglio specificare prima questo, scusate tanto. Il matrimonio, anche se è stato celebrato perché viziato o nel consenso oppure perché la persona era impedita, però a un certo punto questi due si sono scambiati il loro consenso e, ad esempio, dice: io mi sono sposato con la ferma volontà di non mettere al mondo dei figli. Io da quella donna non voglio avere figli, quindi io mi sono sposato ponendo questo preciso atto della volontà: non voglio avere figli. Però in costanza di matrimonio a un certo punto la mia volontà è cambiata e figli ne abbiamo avuti. Voi capite che quel vizio del consenso
che inizialmente c'era e che andava a dirimere il matrimonio, che lo rendeva nullo, in costanza di matrimonio non è stato più presente. Quindi quella volontà è cambiata. Ecco che allora la volontà dei coniugi di stare insieme, di portare avanti quelle che sono le finalità del matrimonio, rendono il matrimonio vero. Quindi quel matrimonio nato nullo, poi, senza bisogno che venga ricelebrato, proprio per la naturalità dell'unione. Cioè, ciò che rende il matrimonio, prima di tutte, è la volontà dei due. E il fatto che lo abbiano poi celebrato e che sia diventato sacramento, la sua sacramentalità, la sua forza, l'ha presa in costanza di matrimonio. E non c'è bisogno che rivengano davanti all'ordinario o a chi per lui, che vengano a dire: io voglio questa donna come mia moglie, io voglio quest'uomo come mio marito. Questo è una cosa che è ben chiara. Se invece emergesse con chiarezza e quindi fosse anche di scandalo che queste due persone continuano a vivere insieme qualora il loro matrimonio fosse nullo, ecco che il promotore di giustizia può accusare il matrimonio di nullità. Le spiego. Tempo fa, è capitato in tribunale, per di più nella mia sezione, che è emerso in una comunità cristiana che una persona, un uomo aveva sposato una donna. Ad un certo punto è emerso un certificato di battesimo nel quale si diceva che quest'uomo era già stato sposato. Anzi, scusatemi, non un certificato di battesimo. E in un estratto per riassunto degli atti civili che quella persona aveva svolto, che già era stato sposato con un'altra donna. Era già stato sposato con matrimonio concordatario e quindi divorzio ancora non c'era stato. Allora lo Stato civile ha detto: fermi. Nel momento in cui sono andati a registrare il secondo matrimonio, dice: fermi, perché questo già è sposato. E allora, però che succede? Che lui non aveva nessuna intenzione di accusare il suo secondo matrimonio di nullità. La prima moglie non ne sapeva niente, perché con questo si erano persi di vista, e quindi non sapeva che questo si era di nuovo sposato con un'altra donna. È chiaro che quel matrimonio è nullo per vizio del consenso, perché è per un impedimento, in quanto quella persona già era sposata, già c'era un vincolo in piedi. E allora però chi è che accusa quel matrimonio di nullità? Perché quella persona vive in stato di concubinato, cioè vive con una donna che non è sua moglie, andando per di più a definirla come sua moglie perché l'ha sposata in chiesa. E allora lo scandalo naturalmente è chiaro, è palese. Ecco che allora a quel punto l'ordinario del luogo stabilirà che una determinata persona, che naturalmente abbia competenza in merito, accusi quel matrimonio di nullità. E allora si procederà con la dichiarazione di nullità, che nel caso in esame naturalmente non richiederà neppure un interrogatorio delle parti, perché magari le parti dicono: noi non ci presentiamo, noi non veniamo, perché a noi non interessa a nessuno. Però il matrimonio non è una realtà del singolo, è una realtà sì del singolo, ma della collettività, è una realtà della Chiesa stessa. E quindi proprio per questo può essere accusato di nullità da una terza persona che è il promotore di giustizia. Sì, certo, il primo matrimonio, no mi scusi, il secondo matrimonio. Il secondo matrimonio è accusato di nullità perché quella persona era già stata sposata. Ok? Quindi il secondo matrimonio non esiste. Il primo matrimonio è da valutare. Questa cosa io sapevo. Ah, Sandro, prego. Il secondo matrimonio, mi scusi. Lui dice se è solo canonico e non è concordatario. Appunto, io volevo arrivare anche a questo, no? Questa l'attenzione la devono avere quelli che sono vestiti come me, in quanto ogni volta che si viene a celebrare un matrimonio deve essere notificato immediatamente al
parroco della parrocchia dove quella persona è stata battezzata, perché nel registro dei battesimi annoti che quella persona in data tal de tali, in quel determinato luogo, si è sposato con questa donna qui. Nel momento in cui quell'uomo fosse andato naturalmente a richiedere nuovamente il certificato di battesimo per poter celebrare le sue seconde nozze, nel certificato di battesimo risultava che quello già era sposato. Ha capito? Quindi diciamo che lo sbaglio lì è stato compiuto anche dal parroco del luogo del battesimo, oppure da chi non ha trasmesso a quel parroco la celebrazione dell'avvenuto matrimonio. È chiaro? Ok. Potrebbe essere, non la sento. Non so se ho capito quello che vuoi dire, però quando c'è stato il primo matrimonio, però se una volta arrivate le carte, diciamo così, capito, Sandro? Solo canonica. Ok. Posso rispondere io, però se il primo matrimonio era concordatario, cioè fatto in chiesa e valido agli effetti civili, no? E una volta che è stato celebrato con l'atto di matrimonio che è stato mandato, che sta nella parrocchia e mandato alla parrocchia alle parrocchie dei coniugi, i rispettivi parroci devono aver annotato nel registro del battesimo che Massimo Casciani si è sposato. Poi se io vado a chiedere un secondo matrimonio solo canonico, però nell'atto di battesimo, quando io devo tirare fuori le carte, come si dice volgarmente, ci sarà scritto che sono stato già sposato canonicamente. Certo. Beh, no, per motivi di interesse, penso che sia più disattenzione, cioè questo... Questo capita molto spesso che magari al parroco arrivi la notifica di un avvenuto matrimonio e magari quel foglio si perde, o il parroco non è abbastanza attento di fare subito questa annotazione, e allora questo non avviene. Ora, se poi dietro ci siano altri interessi, questo insomma non siamo qui noi a commentarlo. Di certo il parroco deve fare molta attenzione ad annotarlo. Appunto, insomma, speriamo che non passi. Beh, io sapevo che questa cosa è successa soprattutto quando ci sono stati matrimoni canonici fatti all'estero, soprattutto in paesi, diciamo, del sud del mondo nel passato. Mandare la posta oltre l'oceano, insomma, nei decenni passati era molto più difficile, quindi poteva addirittura accadere che l'atto di matrimonio celebrato in Brasile non arrivasse mai a Roma o a Borgo Rose, e quindi poteva succedere che quel tizio si era sposato in Brasile e quando poi tornava a Borgo Rose si risposava un'altra volta, ma nessuno sapeva che si era sposato, lo sapeva solo lui, oppure pensava che, ne so, magari che era valido solo in Brasile il matrimonio suo con la brasiliana. Ecco, però cioè non è che c'è solo per forza la malafede, ci può essere anche la buona fede, oppure le vicende della vita che portano, ma addirittura questo che ha detto Don Giorgio era accaduto qui, cioè qualcuno non aveva fatto, non aveva registrato il matrimonio. Oh, guardi, aspetta, questa è un'altra cosa. Sì, appunto, questa è un'altra situazione. Una situazione in cui il matrimonio, quando viene celebrato, deve essere celebrato
pubblicamente, no? Questa è tutta quella parte che riguarda la forma e che io per insomma, sintetizzare non ho trattato punto per punto, ma naturalmente deve essere il matrimonio celebrato pubblicamente. Pubblicamente cosa si intende? Pubblicamente si intende che prima della celebrazione dello stesso si deve rendere edotta tutta la comunità, essendo un matrimonio concordatario in Italia, sia canonica, sia ecclesiale che civile, che sta per essere celebrato quel matrimonio. Ora, naturalmente, questo qui avviene per legge di concordato, che ci deve essere questa pubblicità del matrimonio che sta per essere celebrato. Qualora due vedovi volessero celebrare le nozze, e però volessero celebrare le nozze solamente canoniche e non vogliono celebrare le nozze civili. Per poter far questo, naturalmente non devono andare a pubblicazione. Nasce la famosa figura, no, del matrimonio segreto, ma non segreto perché viene celebrato con le porte chiuse, è segreto perché non viene reso pubblico tramite quella che è la pubblicazione che per forma giuridica sono chiamati a fare i due contraenti, cioè dire a tutti: noi ci vogliamo sposare. Questi due, con licenza dell'ordinario, e solamente con licenza dell'ordinario, pena il vizio che si viene a creare, l'ordinario andrà a valutare che queste persone magari vivono solamente della pensione del coniuge morto. Ecco che allora solo in quel caso si potrà procedere con un matrimonio segreto senza la debita pubblicazione. Ecco, questa è un'altra forma. Ma no, possibilità non ci sono su questo, anche perché naturalmente questa è una realtà che va ben valutata dall'ordinario, e questa valutazione all'ordinario è concessa proprio da norme di concordato tra lo Stato e la Santa Sede, che appunto è lasciata all'ordinario valutare se ci sono i requisiti necessari per poter giungere a permettere a queste persone di fare un matrimonio solamente religioso. Perché c'è sempre di mezzo, diciamo, il bene delle persone. Io mi ricordo quando ero ragazzo c'erano due che si volevano sposare, lui aveva appena iniziato la carriera militare, siccome c'era una norma, non mi ricordo, non so se c'è ancora, che diceva che prima di tre anni si poteva sposare, perché avrebbe poi potuto chiedere il ricongiungimento familiare. Loro si sposarono solo con la forma canonica, il matrimonio canonico, e poi dopo, quando non ci fu più questo impedimento, fecero, non so se la trascrizione tardiva. Ma tanto, chiedo scusa, tanto che comunque sia, ogni matrimonio che viene celebrato in forma solamente canonica, i due contraenti fanno una promessa di coscienza nel dire che nel momento in cui quell'impedimento che non permette loro di celebrare il matrimonio civile viene meno, loro andranno a celebrare il matrimonio anche civile, e quindi danno anche valenza civile a quella che è la loro unione sacramentale. Beh, mi pare che abbiamo abbastanza sviscerato questa cosa interessante.